Ciao a tutti, oggi faccio un video un po' particolare, nel senso che oggi faccio l'insegnante di pianoforte, cosa che faccio anche nella vita, tra le tante cose, e vi insegno un brano che io adoro, di un artista che io adoro. L'artista in questione è Paul McCartney, grandissimo, e il brano è Lady Madonna, di cui vi ho postato il video qualche settimana fa. Tempo fa avevo iniziato a fare una serie di video in cui accennavo l'accompagnamento pianistico, e in uno di questi dicevo che bravo pianista accompagnatore innanzitutto deve ascoltare quelli che non sono esattamente dei pianisti, come appunto Paul McCartney, che non è un virtuoso dello strumento, anzi a volte se qualcuno ha visto Paul McCartney mettere le mani sul pianoforte, a volte è un po' da mettersi le mani nei capelli, sicuramente non ha un'impostazione accademica assolutamente, però ha una serie di intuizioni fighissime, diciamolo pure. Pensiamo anche solo alla parte, all'intro di Let It Be, che di per sé sono veramente quattro accordi, ma un modo da accompagnare quello, come per esempio anche quello di Hey Jude, che è molto, molto basilare. Ma pensiamo a brani anche come per esempio The Long and Winding Road, con una serie di raffinatezze armoniche. Qui magari lui non aveva questa piena conoscenza, però sicuramente aveva le intuizioni per creare delle cose che hanno poi fatto la storia. Allora, il brano Lady Madonna è un brano che è apparentemente semplice, ma andiamolo a vedere. Eccoci qua. Allora, innanzitutto vi ricordo che la parte scritta in notazione standard è disponibile per tutti gli iscritti al mio canale Patreon, anche a livello base, quindi quello che vi costa 2 euro al mese. Ma andiamo a vedere. Innanzitutto siamo in La maggiore, quindi abbiamo Fa diesis, Do diesis, Sol diesis in chiave, la scala. Allora, partiamo dalla mano sinistra. Io consiglio sempre di partire dalla mano sinistra, perché è quella che in questo caso qua porta veramente tutto. E andiamo un attimino a vedere che cosa fa la mano sinistra. La mano sinistra fa questo. 2 volte. Ok? Quindi ottavi fatti con ottave spezzate. Rallento un attimino, quindi Do diesis, Re. 2 volte La Do diesis, Re, e poi La Do diesis, Re, e saliamo Mi, Fa naturale, Sol naturale e La. Rifaccio ancora una volta. Con questo chiusura in questa maniera. Primo consiglio che vi do per studiarlo: provate a unire queste ottave, cioè a fare, invece di spezzarle, di fare questo. Ok, in questo modo la mano memorizza la posizione, questo ci aiuta molto. Attenzione che non sono legate, non è, ma è, pensiamo, appoggiate, quindi non è staccato, ma è così. Ok? E questo per ciò che riguarda la sinistra. Il brano ha 2 sezioni più una coda, quindi questa la chiameremo A. Guardiamo la destra. La destra invece tiene, praticamente usa dei bicordi, tenendo il La come nota pedale, e parte con un'acciaccatura di Si verso Do, verso questo bicordo Do La, ok, per cui ve la faccio prima a tempo. Prima cosa importantissima, attenzione a ribattere sempre questo La, perché se no ci perdiamo. Il rischio che succede spesso è quello di avere questa cosa qua, e perdiamo questo suono percussivo che è molto particolare. Per cui anche qua lo schema si ripete, c'è una leggera variante la prima volta, nel senso che abbiamo questa ribattuto di questa nota. Ripetiamo, fermi qua, e poi
ok? Per cui appunto, messa insieme alla sinistra, il risultato è questo. Allora, primo consiglio che do, ovviamente studiate le mani separate, questo è ovvio, suonatele dietro l'originale, così orecchiate il brano, studiatelo rallentandolo se possibile. Non si è mai lenti abbastanza, la velocità giusta è quella a cui riusciamo a stare dietro. Quindi prima cerchiamo di capire le note per ogni mano separatamente e poi cerchiamo di suonarla appena possibile, di cercare di suonare insieme al pezzo. Dopodiché, quindi cerchiamo di portare poi il brano alla velocità corretta per ogni mano separata e poi proviamo a unire. Ovviamente anche qua rallentando di nuovo, anche qua non ci preoccupiamo di andare lenti, cioè non è mai lento abbastanza, quindi... Attenzione a questo incastro qua, che è a metà tra questo re e quello alto. Ok, a questo punto passiamo alla seconda parte. Nella seconda parte andiamo in Do maggiore. Come ci arriviamo? Ci arriviamo tramite questo, appunto, la maggiore, quindi dominante di re minore, che risulta come secondo grado di Do, quindi, perché appunto noi abbiamo Re minore, Sol e Do, quindi secondo, quinto, secondo grado, quinto grado, primo di Do. Armonicamente quindi abbiamo Re, Sol, Do, La minore, Re, Sol, Do. Andiamo a vedere le singole mani di nuovo. Allora, la sinistra fa questa scala discendente, ve lo faccio prima a tempo. Ripetiamo, arriviamo fino a qua. Faccio più lento, quindi Re, Do, Si, La, Sol, 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 Do, Si, La, Sol, La, Si, Do, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, 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 ok? Quindi praticamente un disegno che ha una, quella che si chiama una progressione, cioè questa scala qua, Re, Do, Si, La, Sol, si ripete, Do, Si, La, Sol, non è esattamente uguale, però è simile. Anche qua consiglio di studiarlo con le ottave, quindi come dicevo prima, unendo le ottave, quindi... Passiamo alla destra. La destra praticamente parte con un Re minore con il raddoppio dell'ottava. Viene raddoppiata la quinta in questo caso qua e la voce inferiore, quella che appunto facciamo col pollice, fa questo movimento che è un moto contrario rispetto alla sinistra. La sinistra scende, la destra sale, quindi... Quindi La, Si, Do e poi alternato a queste, questo Sol Re, intervallo di quinta, quindi... Prima tempo sarebbe... Ok, quindi questa cosa qua... Ripetiamo come dall'inizio e ci fermiamo sul Sol. Allora, anche qua diventa un po' più difficile mettere insieme le mani. Ricordo sempre la sinistra che sia appoggiata. Anche qua consiglio magari di studiare unendo le ottave, quindi... Ok,
che lo rende, anche qua studiamo in un'altra maniera che ci aiuta molto. E arrivati qua abbiamo questi tre accordi, cioè chiudiamo innanzitutto in Do e poi andiamo, torniamo verso la maggiore. Quindi come ci arriviamo? Ci arriviamo con un 2-5-1 di e la maggiore. Quindi Si minore settima, Mi sus, che poi va su Mi e poi di nuovo e la maggiore però. Per tornare sulla A, ricordiamo che il brano è fatto di A e B praticamente come struttura. Questi tre accordi sono l'unico punto in cui utilizziamo il pedale, per il resto ovviamente non potremmo utilizzare il pedale perché creerebbe pasticcio. È interessante vedere che Paul McCartney utilizza lo stesso tipo di collegamento che utilizza in Yesterday, se avete in mente Yesterday, che è in Fa, primo grado, poi secondo, quinto, primo di Re minore. Ok, quindi qui abbiamo un po' lo stesso concetto però portato qui, quindi Do, cioè atterriamo su Do, poi secondo, quinto e primo di La maggiore. Ci manca solo il finale, proprio la coda, che è questa. Dove abbiamo praticamente di nuovo ottave spezzate, La, Si, Do, Do, Si, La, invece in ottave. Faccio di nuovo due volte. La destra invece fa praticamente questi, abbiamo sempre la nota pedale qua sopra, e sotto questi bicordi la Do diesis e la sopra, quindi La maggiore, quindi a livello armonico. Si minore settima, fatto senza la quinta, quindi Si, Re, La. Poi questo che possiamo considerare un La diminuito, un primo rivolto, quindi Do, Mi bemolle, La. Poi torniamo indietro, Si minore settima e Do, per cui due volte. Fatto lento. Okay. Unito alla sinistra il risultato è lento, ok, anche qua possiamo fare se ci aiuta, quindi unire le ottave. Consiglio ovviamente, appunto, provate dietro l'originale, ascoltatelo, suonateci appunto anche solo le mani separate dietro l'originale, ci aiuta ad entrare nel mood anche se lo rallentiamo. E poi magari se riusciamo invece a trovare una backing track, l'ideale sarebbe anche lì magari rallentandola in caso ci serva, comunque registrarci e riascoltare che cosa va bene della nostra esecuzione, che cosa non va bene, se le due mani sono bene insieme, se il timing è corretto, le note ovviamente sono corrette, eccetera eccetera. Ma soprattutto ovviamente la cosa importante è ovviamente divertirsi. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, a cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati, a mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, a fare proposte anche magari di altri brani, perché no? Vi ricordo che per gli iscritti al mio canale Patreon c'è anche la trascrizione, quindi scritta bene, di questo brano. Grazie per l'attenzione, a presto, ciao!